Abbiamo appena ascoltato un brano del Vangelo di Luca meraviglioso che ci presenta l'incontro tra situazioni, età e attese diverse. L'incontro di una giovane famiglia, Giuseppe e Maria, con il figlio unigenito da portare al Tempio, con una storia davanti da costruire, con due anziani vegliardi, Simeone e Anna, con una storia ormai già vissuta, ma ancora capaci di sognare, di guardare al futuro e di benedire per quello che stava per venire. Un incontro tra generazioni, un incontro tra attese diverse, speranze e prospettive, un incontro anche tra la rivelazione del primo e del Nuovo Testamento, un incontro che segna lo spartiacque della salvezza che si realizza in Gesù. La giornata di oggi, festa della presentazione di Gesù al Tempio, chiude quindi in qualche modo il mistero del Natale, dell'incarnazione, e ci dice che nella carne di Gesù, che ha assunto la nostra carne e la nostra umanità, Dio ha posto il vero Tempio in mezzo all'umanità, ed è un Tempio che apre a tutte le direzioni, che apre a tutte le età, che apre a tutte le generazioni, che non ha più limiti se non quello dell'amore infinito di Dio. Da 25 anni a questa parte, 1996, l'occasione della presentazione di Gesù al Tempio per volontà di San Giovanni Paolo II è diventata per la Chiesa la giornata dedicata in modo particolare alla vita consacrata. E questa la 25esima giornata della vita consacrata. E ricordiamo anche i 25 anni della meravigliosa esortazione apostolica, vita consacrata di San Giovanni Paolo II. Vorrei, e mi sono messo alcuni appunti per non sbagliare le citazioni, ricollegarmi sia all'esortazione di San Giovanni Paolo II che all'ultima enciclica del Papa, perché credo che venga a dire qualche cosa di particolare alla Chiesa intera, ma in modo del tutto speciale a chi vive e risponde alla vocazione nella vita consacrata. Il testo di San Giovanni Paolo II è diviso in tre grandi capitoli, con titoli in latino facili da ricordare, ma che esprimono tre grandi bisogni del mondo di oggi, dell'umanità di sempre, e che nella situazione della pandemia non sono diminuiti, ma si sono accentuati come bisogno. Nel primo capitolo, intitolato Confessio Trinitatis, confessione, espressione, fede nella Trinità, si tratta di dare forza alla spiritualità. Il mondo di oggi, ogni anima di sempre, ha bisogno di uno spirito forte, e lo spirito si trova nella Trinità. È da lì dove tutto parte e tutto deve tornare. E la vita consacrata è essenzialmente sotto il segno della Trinità. Se non fosse così, potremmo andarcene e faremo meglio dall'esperienza della vita consacrata.
per questo, a questo primo bisogno fondamentale ed espressivo della spiritualità, Papa Giovanni Paolo II faceva seguire un capitolo dedicato alla fraternità, Signum Fraternitatis, e senza dubbio la necessità più grande di questo momento. Ed è anche, credo, l'immagine più forte che la vita consacrata è chiamata a rinnovare sempre, ma in modo particolare oggi, dove tutto sembra dividerci e portare all'isolamento e all'individualismo, all'interesse del singolo e del privato. No, abbiamo bisogno di segni forti di fraternità, e se la vita consacrata non dà questo, è meglio che non sia, perché direbbe una bestemmia. E il terzo bisogno, espresso nel terzo capitolo, Servitium Caritatis, servizio di carità, gratuità, prossimità, è il grande bisogno di questo momento, di sentirci prossimi, di essere gratuitamente prossimi gli uni degli altri. Nell'ultima enciclica, Fratelli Tutti, al numero 31, c'è un'immagine, a mio giudizio, bellissima e straordinaria, anche facile da ricordare come mentalmente. Il Papa si riferisce allo sviluppo della ricerca scientifica, tecnologica e dell'astronomia e dice così: come sarebbe bello se mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, e l'astronomia, la fisica astronomica continua a scoprire pianeti nella nostra galassia e fuori, e ogni scoperta viene annunciata con grande gioia, ma se oltre a questa scoperta, dice Francesco, riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano attorno, questo sarebbe molto e molto più bello, molto e molto più necessario e alla portata di tutti. Nella vita consacrata dovremmo dare essenzialmente esempio di questo servizio di prossimità, la capacità di scoprire il volto del fratello e della sorella che mi orbita attorno come il volto di Cristo, che mi si fa vicino e prossimo. Ovviamente vale per tutti, ma per chi è chiamato ad una particolare vocazione come quella della vita consacrata, questa esperienza deve essere veramente esaltante ed esaltata. Com'è possibile trasformare le nostre comunità, le nostre esperienze di vita consacrata in questo, in segno di trinità, di fraternità e di prossimità? Ebbene, credo che sia possibile se ci rendiamo forti oggi di quanto l'ultima enciclica ci ha regalato. E per noi della vita religiosa dovrebbe essere particolarmente un dovere assumere questa enciclica, in particolare i primi quattro capitoli,
come costituzione del nostro essere oggi consacrati in questa Chiesa di terzo millennio e in questo mondo ferito e frantumato. Dovremmo trasformare le nostre comunità in comunità di capaci di profezia come Simeone e Anna. Nel nostro Occidente sono comunità anziane quelle della vita religiosa, ma non per questo deve venire meno la capacità di sognare, la capacità di essere profeti e in qualche modo di denunciare. Come ha a titolo il primo capitolo, le ombre di un mondo chiuso. Siamo profeti, indipendentemente dall'età, anzi, più l'età aumenta, più la profezia dovrebbe essere forte, trasparente ed evidente nei nostri cuori e nel nostro vivere. E la profezia è tale anche quando denuncia le chiusure di un mondo che non guarda più al bene comune, al dono che viene da Dio, ma solo all'interesse per salvarsi ognuno per conto proprio. È importante ripensare alle nostre comunità, secondo capitolo dell'enciclica, che ha titolo L'estraneo sulla strada, che siano comunità di vita più contemplativa o di vita attiva, non importa. Considerarle come delle locande del buon samaritano, come delle offerte perché trovino in noi luoghi e spazio per accogliere i bisognosi di ogni tipo, locande dove ci si può fermare. Non possiamo fare tutto, ma almeno quello di dare accoglienza, di permettere di sostare un po', questo credo lo possiamo fare tutti e sempre come comunità. E allora le nostre comunità diventano le locande del buon samaritano. Ma diventano anche, il terzo capitolo ha come titolo pensare e generare un mondo aperto, diventano anche luoghi dove il pensiero si apre per poter aprire il mondo, perché non imploda su se stesso e il proprio egoismo. Diventano luoghi generativi di un pensiero che si fa futuro. Nella esortazione Vita e Consecrata, Giovanni Paolo II identificava le comunità di vita consacrata come scuola e casa proprio di questo, di comunione, ma comunione necessita un pensiero generativo, generante e aperto. E il quarto capitolo, e poi mi fermo se no ci vorrebbe troppo tempo, e gli altri sono più laici, quelli dopo. Il quarto capitolo ha come titolo Cuori aperti al mondo intero. Cuori aperti al mondo intero. Le nostre comunità sono chiamate a dire questa apertura continua alla mondialità, senza paure. E come sono belle quelle comunità che raccolgono oggi persone che hanno storie provenienti
dai luoghi più diversi, da continenti diversi, da culture diverse, da etnie diverse, ma che formano e esprimono la possibilità dell'unità. Le comunità di vita consacrata hanno la possibilità di dire che la globalizzazione del cuore e dell'amore e delle relazioni è possibile. E lo devono dire con le loro vite di accoglienza e di comunione. Saranno allora laboratori, fucine, focolai di vera apertura e formazioni di cuori aperti al mondo intero. Ecco, sono queste le preghiere, le intenzioni e l'augurio che mi sento di fare ad ognuno di noi, indipendentemente dal carisma fondativo a cui fa riferimento, in quanto consacrati e consacrate. E vorrei salutare personalmente ognuna e ognuno di voi, anche se diventa per la pandemia in questo momento non possibile. Sorelle e fratelli della vita consacrata, diciamo questo alla Chiesa e al mondo: riconosciamo il Signore sul volto dei fratelli e delle sorelle, incominciando da quelli di casa, e accenderemo allora candele che illuminano il mondo intero, che attizzano questo fuoco in tutte le vocazioni e in tutte le forme di servizio e di carità di cui il mondo di oggi ne ha veramente, veramente bisogno. Saremo allora per tutti, ogni comunità, come una parabola di fraternità dentro un mondo ferito, ma quelle parabole di fraternità cureranno queste ferite e aiuteranno questo mondo a rialzarsi, a camminare e a ritrovare il Salvatore e la salvezza in Gesù, che è venuto in mezzo a noi e che ha trasformato questo mondo e questo tempo nel suo tempio. Amen.